Buongiorno a tutti, sono Ugo Viola, il direttore artistico del Moncalieri Jazz Festival. Sono qua a proposito della giornata internazionale del Jazz UNESCO, nata nel 2011 con l'intento non solo di celebrare la più sofisticata forma di improvvisazione musicale, ma anche di sottolineare l'importanza storica del jazz, avuto nell'evoluzione dei diritti civili, nonché nel dialogo tra culture lontane e diverse. Vedrà anche quest'anno, il 30 aprile, l'Italia in prima fila nel mondo a festeggiare un'arte di cui il nostro paese è stato dal dopoguerra capitolo essenziale, coniugandola con un altro indubbio primato, tutto italiano, la quantità e la qualità dei siti Arte UNESCO. In Italia il binomio jazz e patrimonio culturale dei siti UNESCO coinvolge decine di regioni e luoghi, con un ricco cartellone di eventi, nati in collaborazione con iJazz, in convenzione con il Comitato Giovani UNESCO, con il nome UNESCO in Musica. A tal proposito, il Moncalieri Jazz Festival, con l'associazione CDMI di Moncalieri, organizza con il patrocinio del MIBAC e della città di Moncalieri un evento in un sito UNESCO, simbolo della città. Il Castello Reale di Moncalieri, appartenente alle Residenze Sabaude, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO dall'anno 1997. Quest'anno per Moncalieri sarà una serata particolarissima, con Lee Darling Quartet, una serata intitolata Music is my mistress, Duke Ellington and Friends. Ma la combinata con la riapertura degli appartamenti reali, che sono stati fermi dal 2008 per un incendio, sarà curata una visita guidata attraverso l'Associazione Real Castello e Parco di Moncalieri. Quindi vi aspettiamo tutti, lunedì 30 aprile, presso il Castello Reale di Moncalieri.